Se mi hai incontrato di persona almeno una volta, sai che sembro molto più estroversa nei video di quanto non lo sia in realtà. Davvero, gruppi di persone, soprattutto quando superano le 5 persone, mi mettono in soggezione, molta soggezione. Hai presente quelle tipe che quando il piano per il weekend va in fumo perché piove festeggiano e finiscono per trascorrere tutto il giorno leggendo un libro con il gatto in braccio? Io sono proprio una di quelle. Sono una tipa molto solitaria che ama starsene per i blip suoi, ma non posso certo permettere a questa natura di orso di uscire sempre. È importante relazionarci e immagino un contesto lavorativo dove magari, non lo so, mi trovo ad un meeting o durante un evento o mi trovo a gestire il mio team. Devo per forza sforzarmi di essere un pochino più people friendly. Usando le parole di Susan Cain, la famosa autrice di Il potere degli introversi, in un mondo che non riesce a smettere di parlare, di tanto in tanto devi uscire perché il mondo ha bisogno delle tue idee e della tua creatività. Quindi, se anche tu sei un inguaribile introverso e temi che questa tua natura molto forte possa in qualche modo ostacolare la tua crescita a livello personale e professionale, questi sono tre accorgimenti molto molto utili che mi aiutano sempre tantissimo. Il primo, se proprio non riesci a parlare, almeno prova ad ascoltare. Lo so, sembra banale, ma seguimi per un secondo. Siamo sempre così in ansia all'idea di quello che dobbiamo dire per poter piacere a qualcuno che perdiamo di vista la cosa più importante, che di fatto ci consente di creare, no? Quella connessione con una persona che magari incontriamo per la prima volta, cioè il fatto di dimostrarci genuinamente interessati a quello che la persona ha da dire. E questo cambiamento di focus toglie ogni ansia da prestazione perché finalmente ci focalizziamo sull'essere interessati anziché essere interessanti. Anche perché non sai mai chi potresti incontrare. Proprio qualche anno fa mi trovavo nella lounge di un hotel durante un evento importantissimo del mio settore. Mi si avvicina un personaggio e ovviamente la mia prima reazione è vai via. Apre il suo computer e comincia a parlare a voce alta, naturalmente no, come se volesse richiamare la mia attenzione. Io ero davanti al mio computer che stavo facendo le mie cose. Fa qualche battuta sul fatto che internet non stesse funzionando un granché. Io l'ho liquidato, ricordo, con due parole, facendo capire che non avevo nessuna voglia di interagire, di parlare con lui. Quando sono entrata all'evento mi sono resa conto che la stessa persona che aveva provato a parlarmi nella lounge era anche lo speaker principale dell'evento. Non l'unico, e quindi io non potevo sapere quanti speaker ci fossero, ma era il primo e il più conosciuto all'interno della sala. Naturalmente mi sono mangiata le mani perché ho pensato chissà quante belle conversazioni sarebbero potute nascere, quante cose interessanti avrei potuto imparare se solo mi fossi dimostrata un minimo interessata. Suggerimento e spunto numero 2. Non essere estremo. È facile cadere nella trappola del ok, non esco da mesi, sono chiuso nelle quattro mura della mia casa perché non voglio parlare con nessuno, però da domani decido di uscire ogni sera perché devo compensare. Smetti di guardare tutto bianco o tutto nero, non è sostenibile. Quello che faccio io è assicurarmi di partecipare ad almeno un paio di eventi ogni anno dove sono costretta ad interagire con persone del mio settore che possono darmi un sacco di spunti e di suggerimenti, a cui io posso dare un sacco di spunti e suggerimenti, ed è così che si creano le relazioni professionali più interessanti e più preziose. Ma quello che faccio durante questi eventi è assicurarmi di prendere sempre dei momenti di pausa tra un'interazione e l'altra, perché so che ho bisogno di ricaricarmi, quindi rispetta la tua natura. E se è da tanti mesi che non partecipi ad un evento che ti permette di fare networking e di conoscere altre persone, prendila con calma, comincia con un evento, non cercare di essere ovunque dopo che non sei stato da nessuna parte. Quindi non andare all'estremo e rispetta sempre la tua natura di introverso. In qualità di introversi abbiamo bisogno di ricaricare le batterie trascorrendo del tempo da soli. Terzo e ultimo suggerimento, forse in assoluto quello che mi aiuta di più, è questo. Prima di cominciare qualunque comunicazione o interazione, pensa a qual è l'energia che vuoi portare nello spazio dove stai per entrare, che sia uno spazio fisico o uno spazio virtuale. Pensa semplicemente a che tipo di energia vuoi portare alle persone. Vuoi portare positività, vuoi portare carica, vuoi offrire una soluzione, vuoi semplicemente sostenere queste persone garantendo la tua presenza. Qualunque sia quell'intenzione, concentrati su quella. In questo modo sposterai l'attenzione da te stesso e quello che devi dire al valore che vuoi portare. E le parole usciranno da sole.
Questo è tutto per il Sessy Weekly di oggi. Come sempre, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qui sotto. In particolar modo, se sei un inguaribile introverso come la sottoscritta, quali di questi tre spunti decidi di mettere in pratica per primo? E se sei invece un inguaribile estroverso, dacci qualche consiglio e suggerimento pratico per riuscire a sopravvivere in questo mondo che non riesce a smettere di parlare. E se non hai voglia di commentare perché sei troppo pigro, ricordati almeno di lasciarmi un thumb up, un pollice verso l'alto, per farmi capire che questo video ti è piaciuto e ne vuoi ancora. Noi come sempre ci vediamo al prossimo Sessy Weekly. Mua. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Mua.